Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sui rossetti, vi faccio vedere le mie tinte Maybelline, tutte quelle che ho, perché il video dei rossetti non l'ho finito perché ne ho ancora tanti altri. E niente, prima di vedere come sono le colorazioni e vi posso dare qualche spunto, qualche idea se acquistare queste tinte, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Ora possiamo iniziare. Allora, io ho tutte queste tinte, sì, non è che sono tantissime, quante sono? Sono sette tinte. Allora, vediamole subito. Allora, prendo questa qui, che è la numero 25, che ho usato pochissimo, e perché è un colore bello flu. E il colore sarebbe questo qua, guardate, cioè... è bello pop. Infatti devo approfittare a usarlo in estate. Guardate che bel colore. Cioè è bellissimo, però è bello importante e impegnativo. Infatti vedete che c'è ancora l'etichetta. C'è ancora l'etichetta qui perché ovviamente l'ho usato veramente veramente poco. Poi vi faccio vedere questo qui, che è il numero 20. Questo è molto molto bello, è un colore veramente bellissimo, mi piace un sacco. E vi faccio vedere. Poi comunque di queste tinte mi piace tantissimo il loro scovolino, perché si mette benissimo la tinta sulle labbra. Guardate, vedete, meglio stare qua, sì, sennò diventa troppo chiaro. È stupendo questo colore. Poi passiamo alla numero 05. Non si vedrà mai. Vabbè, fidatevi, 05. Ecco, questa mi sono pentita perché è un colore che mi sta malissimo. È un nude rosato, però è... eccolo. Mi fa le labbra un po' da morto. Mi sta malissimo su. Ho provato a metterla con la matita sotto per dargli un po' un altro colore, ma copre talmente bene che non fa moltissimo. Anche se qui sembra un colore che potrebbe adattarsi al mio carnato, ma vi assicuro che quando lo metto su è terribile, mi sta malissimo e mi sono pentitissima di averla presa. Poi passiamo alla numero 45. I nomi ve li scrivo qua, però dovrebbe essere escapiste. Vabbè, comunque è questo colore così violaceo. Vedete com'è? È bello scuro questo, tanto scuro. Però vi dico che questa tinta è bellissimo il colore, però è pessima perché vedete le righe che fa, non è uniforme, vedete, guardate, non è uniforme, dovete fare più passate e non è facile da mettere. Quindi questa ve la sconsiglio, anche se è un bellissimo colore, ed è la 45. Poi ho la 08 e anche questa qua è veramente bella. Guardate questa, che si sta asciugando, vedete come rimane brutta? Cioè rimane tutta con le strisciate più scure e più chiare. Questo lo metto qui, guardate, questa è proprio bella, ma i colori sono tutti belli di queste tinte. Poi passiamo alle due recenti, quindi la numero
265 e la 270. Oh, questa qui si vede benissimo. Questa è la collezione, quella nuova di Maybelline, che è dedicata al caffè. Aspetta, ve le metto qua. Infatti ha un profumo di cappuccino, direi. Mi ricorda il cappuccino, guardate. Che tra l'altro è quella che ho su. È bellissima e la sento anche un po' più morbida rispetto alle altre. Questa invece è la 270, è più cioccolatosa, ma è stupenda anche questa. Allora, mi è venuto in mente che me ne manca una. La vado a cercare e torno subito. Allora, eccomi qua, l'ho trovata, che questa è la mia preferita, che è la numero 15, che si chiama Lover. È la mia preferita perché è quel colore giusto da portare anche tutti i giorni, troppo bello. È, guardate, bellissimo. E hanno tutte un buon profumo, queste qua si sono asciugate, però avete visto questa? Oddio, questa lascia. Questa qui lascia. Perché è ancora umida, secondo me. Questa? Sì, è un po' appiccicosa. Lasciano tutte. Questa no. Questa? Sì. Lasciano tutte. Vediamo. Madonna, adesso tanto c'ho il pigiama. E forse perché si devono ancora asciugare bene, perché lasciano tutte. Sì, non sono ancora asciutte, ci vuole un po', e niente, sono stupende, sono dei colori bellissimi che adesso col fatto della mascherina sto usando veramente tanto, quindi vediamo se riesco a metterveli tutti in fila. Allora, volevo farvi vedere, ecco così, forse 2, 4, 6, sono 8 tinte. E fatemi sapere se avete qualche colore uguale al mio, come vi trovate, se vi piace e se mi consigliate qualche colore da prendere. Quindi scrivetemi tutto nei commenti e io poi provvedo a comprarlo se il colore mi piace. E niente, quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre alle ore 11, ma prima di andare via, un grosso bacio, vieni, ehi raga, facciamo festa, sì, ciao, 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 ciao.